Un ordigno rudimentale ha gravemente danneggiato il circolo Placido Rizzotto del PSE a Cosenza. La deflagrazione ha completamente scardinato la saracinesca del locale e danneggiato l'interno. Ignoti si sarebbero introdotti nella struttura che al momento era chiusa e vi avrebbero piazzato la bomba, dandosi poi alla fuga. Il consigliere comunale di Cosenza, Enzo Paolini, a poche ore dall'accaduto ha incontrato il procuratore capo della Repubblica di Cosenza, Dario Granieri. Innanzitutto il procuratore Granieri ha registrato la denuncia di Sacco, di Cipparrone, di Mazzuca e mia, e naturalmente si è riservato di raccordarsi con le autorità inquirenti per stabilire il da farsi. Secondo Paolini, la matrice dell'intimidazione sarebbe di natura politica. Il vile gesto, infatti, arriva a distanza di una settimana da un'altra intimidazione ai danni di Giuseppe Mazzuca, capogruppo PSE e presidente della Commissione Consigliare Controllo e Garanzia del Comune di Cosenza. Sarebbe stupido nascondersi dietro un dito. Una settimana fa è avvenuta un'intimidazione grave nei confronti di Giuseppe Mazzuca e della sua famiglia. Oggi avviene un'intimidazione a danno dell'intero PSE rappresentato da noi, e soprattutto con un obiettivo fuorviante. Il danno maggiore, secondo gli esponenti del PSE, lo hanno subito ben 60 bambini che da circa 2 anni usufruiscono della sede per un doposcuola gratuito. Questi bambini purtroppo hanno un disagio adesso. Noi ovviamente da domani ci rimetteremo al lavoro per ripristinare tutto il servizio, la sede e quant'altro, però è un grave danno per questo servizio sociale. E poi c'è ovviamente la lettura politica, e la lettura politica ci induce a dire che se non c'è una reazione delle forze sane della città, che sono il 99% della città, il clima comincia a diventare non sostenibile, non tanto per noi. Io ho già dichiarato che noi non abbiamo paura. Se fosse per noi avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alle nostre persone e avere il coraggio di intimidire direttamente Mazzuca, Paolini, Cipparrone, Sacco, ma devono avere il coraggio di venire vis-à-vis. Invece sono vigliacchi, incendiano una sede dove svolgono un doposcuola i bambini, e questo è un atto di vigliaccheria e di codardia che va ben oltre l'intimidazione politica e soprattutto ci motiva ancora di più.